le partite, soprattutto quando sono così importanti, non durano 20 minuti, ne durano 40, e questa volta siete stati attenti, lucidi fino al 40esimo, nonostante la reazione attesa, preventivabile di Barcellona. Ah, noi sapevamo che Barcellona è una squadra che non molla mai, ha fatto nelle ultime partite sempre in rimonta, ha vinto anche a Cassino qualche settimana fa. Ci aspettavamo la loro reazione perché sono una grande squadra. Il nostro calo, diciamo, dal più 17 al più 1, abbiamo avuto un blackout che non possiamo permetterci contro squadre di questo calibro, però fa parte della partita. Abbiamo fatto la partita che volevamo, l'abbiamo condotta dall'inizio alla fine contro una squadra che ha perso una sola partita all'inizio del campionato, quindi siamo contentissimi e ci andiamo a giocare tutto a Palestrina, era quello che volevamo. Avete rispettato anche il piano partita, in settimana erano state studiate diversi accorgimenti in difesa per cercare di limitare Grilli e Bruni, erano stati studiati nuovi movimenti in attacco. Per 30-35 minuti ha funzionato proprio tutto come avevate immaginato. Sì, io penso che come 30-35 minuti abbiamo fatto la partita perfetta, secondo me, sia in attacco che in difesa. Ripeto, quel blackout ci poteva costare caro, siamo stati bravi a non perdere la calma e un pizzico di fortuna, perché loro l'hanno persa e hanno perso un po' i nervi alla fine, quindi ci hanno dato una mano. Però ti ripeto, siamo contentissimi perché il piano partita è stato rispettato, volevamo vincere in volata, forse abbiamo vinto anche un po' più in controllo di quello che pensavamo. E ripeto, siamo dove volevamo essere. Siamo al punto che la Virtus Arechi Salerno la prossima settimana va a Palestrina, su un campo difficilissimo, con la possibilità di giocarsi l'accesso alle Final Eight. Per una società che 5-6 mesi fa non esisteva nemmeno, direttore, che cosa significa? Che cosa si prova? Ma significa che vuol dire che un poco stiamo cominciando a lavorare bene, abbiamo programmato bene quello che dovevamo fare. Una società nuova in una città nuova, ripartire da zero non era facile, con grossi sacrifici da parte della società e anche da parte dello staff e dei giocatori. Devo dire che siamo contenti del lavoro fatto finora, sicuramente non ci accontentiamo, è soltanto un piccolo passo. Ripeto, come dico dall'inizio, un passo alla volta, speriamo di poter chiudere nel miglior modo possibile questo 2017 regalandoci un sogno, perché sarebbe veramente un sogno. Hanno mantenuto la promessa Alessandro Bernardini e Gabriele Perico, giocatori della Salernitana Calcio, sono venuti a fare il tifo per la Virtus Arechi, c'erano gli amici della Curva Sud Siberiano che si sono fatti sentire nelle fasi più calde del match. Questo significa anche che la Virtus Arechi sta entrando nel territorio. Siamo contentissimi, no, voglio ringraziare i giocatori della Salernitana con i tifosi, perché questa empatia, che si crei sempre più empatia tra noi, la città di Salerno, la Salernitana stessa, cerchiamo di portare in alto il nome di Salerno il meglio possibile. Senti Pino, quando Bruni ha iniziato a giocare, dopo essere rimasto a riposo, tra virgolette, per 35 minuti, cosa hai pensato? No, lo sapevamo, io lo sapevo, so che giocatore è, so il valore del giocatore, ci aspettavamo una sua reazione, infatti ha trascinato la sua squadra alla rimonta come ha fatto già in altri casi in questa stagione. Penso che in questo girone d'andata sia sicuramente il miglior giocatore del campionato come valutazione e come impatto sulle partite, quindi ci stava che lo facesse, siamo ancora più contenti di essere riusciti a fermarlo nel momento più bello della partita. È la vittoria più importante della giovane storia della Virtus Arechi Salerno questa? O la più importante è quella che verrà? Ma penso di sì, però io ripeto, un passo alla volta, guardiamo già la prossima settimana.